brothers and sisters. La prima cosa d'Italia mi ha colpito è un giocatore, tipo Inzaghi. Con lui ho conosciuto Italia, ho cominciato a imparare italiano perché volevo sapere cosa diceva lui quando risponde all'intervista. Dopo ho cominciato a vedere Italia, a conoscere come paese, mi sono proprio innamorata. Mi sono reso conto che per poter ottenere quello che volevo dovevo diventare parte di questa società, quindi dare quello che riuscivo a dare per dimostrare proprio che mi piaceva stare in questa società. Allora ho cominciato a impegnarmi. Penso che abbia portato qualcosa di nuovo, di vantaggioso per me. Poi le persone fanno sempre fatica magari ad accettare dei cambiamenti, quindi sei te che devi provare a trasmettergli veramente quello che sei e di farglielo accettare. Però a me, io mi ritengo fortunato, perché comunque magari, ti ripeto, ho due culture che mi mettono in condizione di riuscire ad accettare tutto, di sapere più cose di una persona che magari è la sua cultura, magari va in altri paesi solo per vacanza, quindi non sa niente. Quindi mi ritengo anche fortunato di venire da un altro paese. Io spero di passare professionista e magari andare su con tutte e due le bandiere. Nessuno vuole lasciare il suo paese, la sua casa, che dove sei nato, dove hai visto tutto, dove ci sono i miei amici, i miei genitori. Però siamo venuti qua per lavorare, per fare un po' di migliorare la vita. Sai, Bologna è una mesa misura tra una grande città e un paese, no? Quindi ha una vita sociale che riesce a stabilire abbastanza tra gli amici, molto, molto, molto bella, molto viva, no? Quindi trovi anche le cose che può trovare in una città grande, i concerti, il teatro, il cinema. E questa cosa veramente ti dice, ma perché devo andare via in una città che devo ricominciare a lottare? E che non mi offrirà... Sì, già i suoi problemi, però comunque è una città che dove le cose funzionano, ma non funzionano in maniera talmente fredda come può essere una città nord europea. Ecco. Funziona anche con una certa dose di sentimento che per noi latini non guastano mai. Infatti io avevo un sogno, immaginavo che appena arrivi in Europa c'è il paradiso, non ci sono problemi, cioè vivi come un pascia o un re, non hai problemi economia, problemi politici, problemi di salute, di tutti quanti. I problemi di salute ci sono pochi, diciamo, però il primo problema grande, che è il problema dell'economia, non riesci a starti in piedi, cioè lavori fine mesi e non arrivi, capito? Se hai un lavoro, e se non hai un lavoro, sei un immigrato, hai un sacco di problemi, non hai genitori qua, non c'è nessuno che ti paga l'affitto, non c'è nessuno che ti paga le bollette, se non paghi l'affitto, le bollette, rimani in strada, devi dormire in strada, devi dormire alla stazione, perdi la testa, arrivi in una strada sbagliata magari. Forza che ti dà, cioè in questo paese c'è sempre la pace, non c'è la guerra, se tu sei sveglio, ti dai da fare, c'è sempre qualcosa per te, e se hai una spalla ancora molto meglio. Ma io ho lavorato tantissimo, mi sono dato da fare,
ho fatto sacrifici finché sono arrivato in questo giorno, ho lavorato tantissimo giorno e notte, ho fatto tantissimi corsi, ho studiato molto finché sono arrivato in questo giorno che adesso ho aperto questa impresa, insomma, diciamo. Allora, sono venuta a Bologna per allargare i miei orizzonti e avere maggiori esperienze. A Bologna è nata la mia curiosità verso gli aspetti sociali, verso l'immigrazione, e da qui è nata l'interesse per l'immigrazione, appunto, e studiare come mediatrice interculturale. È un lavoro che mi ha dato tanto ed è nato soprattutto dall'interesse verso le culture differenti. Ed è un discorso che mi appartiene, anche perché ho origini eritree, nonostante sia nata in Italia, sono molto attaccata al mio paese. In qualche modo, quando siamo venuto qua, l'idea che hai di questo paese è, ti sembra un paese libero, che poi in realtà forse non lo è completamente, però puoi parlare a alta voce. Questa è una cosa, penso che sia stato forse il sogno che sono riuscito a realizzare di più, cioè riuscire a raccontare e raccontarmi a un paese sicuramente distratto, ma dove comunque parlare ad alta voce non è grave. E mi chiamo Antar Mohamed Marincola, sono da 30 anni in Italia, vengo dalla Somalia e scrivo e lavoro nelle scuole. Mi chiamo Yen Wen, vengo da Nanchino, Cina. Sono in Italia da settembre 2006. Prima sono laureata TAMS Teatro Specialistica, adesso faccio insegnante cinese in una scuola internazionale. Nasir Nasrullah, sono nato in Pakistan, città Gujarat, circa sono 8 anni qua e lavoro un internet point, un trasferimento di denaro. Io mi chiamo Idris Hussein, vengo dal Kurdistan iracheno, sono in Italia da 2005. Sto lavorando nel locale di bar, pizzeria e kebab, sto facendo il barista e faccio kebabaro e il pizzaiolo. Ciao, sono Hakim Kebakia, sono nato in Marocco a Kinitra, vivo in Italia dal 96 e svolgo l'attività di ristorazione, mi occupo di cibo e questo è il mio secondo lavoro, il pugilato. Mi chiamo Lang Fabian, vivo in Italia dal 94, sono nato in Camerun, in Italia faccio l'educatore e faccio l'operatore sociale. Mi chiamo Raimundo Nonato Sampaio, conosciuto come Jean Sampaio, nato a Sítio Novo, Altos, vicino a Teresina, Piauí, Brasile. Vivo da 12 anni a Bologna, Italia, e cerco di fare il pittore. Io sono Alison, sono nata a Roma, a Nettuno, sono di origine eritrea e vivo a Bologna da più di 10 anni. A Bologna mi occupo di immigrazione, sono una mediatrice interculturale. Mi chiamo Sar Mustafa, e più conosciuto sul Alex, sono di nazionalità senegalese, sono nato a Dakar, la capitale del Senegal, e mi trovo in Italia dal 1990. E da quel periodo che ho iniziato a lavorare sul turismo soprattutto responsabile, sulla mediazione culturale. Ciao, mi chiamo Mohamed Fnino, sono nato qui a Bologna, abito qui a Bologna, sono di origini marocchine, e ho la passione per il rap, per il pop, e scrivo testi e adesso sto frequentando un corso di formazione di meccanica auto e moto. Adesso come adesso sto facendo un corso di formazione per diventare meccanico di auto e moto e magari un obiettivo raggiunto sarebbe trovare un lavoro in questo campo qui e quindi punto più a trovare due piastrelle dove appoggiare i piedi più che trovarmene una e magari ritrovarmi a terra.
Cioè, sono curiosa del mondo, un altro mondo che è molto diverso dalla Cina. Poi, dopo ho cominciato a studiare a TAMS Teatro, quindi mi sono innamorata con teatro. Il mio sogno diventa di fare regia, regista teatrale. Pensare che oggi voglia dire essere italiani equivalga a dire essere bianchi è un limite grosso a questo paese, che lo preclude anche al gioco del mondo, allo stare nel mondo, perché comunque l'Italia nella realtà è un paese meticcio, multiculturale e multireligioso. Ho fatto conoscere l'Africa a tante persone che hanno potuto viaggiare con me, che sono stati in Africa, hanno toccato di mano la realtà, vissuto la quotidianità, incontrato anche le persone. E quelle persone dal 2000, quando sono tornati in Italia, si è creato una rete di amici, di network, che stanno anche sensibilizzando tanto sul continente africano. E questo per me è molto positivo. Sai, facendo un lavoro che è strano, perché mi metto in contatto con tutti i tipi, no? Dal banchiere allo spazzino, no? E quindi mi stabilisce un rapporto umano, un rapporto sincero con tutti, e quindi è quasi proprio un rompe tabù, rompe schemi, no? E quindi in certo senso il mio lavoro ha contribuito in molto ai miei sessioni, anche nel tessuto. Sono il punto di riferimento principale per la mia famiglia, tutti i problemi che hanno appunto mi contattano. Davanti alla mia comunità sono molto legato, perché mi ricordo, e poi essendo tra virgolette in una posizione migliore, mi ricordo le difficoltà che avevo quando ero lì, e mi ricordo le difficoltà che possono avere molte persone nella mia comunità, e cerco di aiutare. Ad esempio nelle scuole raccolgo materiale scolastico qua, che è più facile ottenere, e li spedisco a sostegno di alcune scuole. Attualmente sto elaborando un progetto per la realizzazione di un centro medico nel mio villaggio per affrontare le cure primarie. Importante che tantissimi giovani sono nati dopo le indipendenze. Si può dire anche che il 65% della popolazione, per esempio in Africa, ha meno di 25 anni. E anche qui tanti di loro sono preparati e sono portatori addirittura di progetti e hanno studiato tanto e hanno la voglia anche di confrontarsi. Allora sarebbe bene avvicinarsi di loro e vedere le cose che stanno facendo e cercare anche di confrontarsi con loro, perché può essere anche un bene nel futuro per tutti. È importante che iniziamo a lavorare in questo senso. L'Europa è sempre stata un continente di emigranti e di immigrati. L'Europa è sempre stato un luogo di scambi, di cultura, di letteratura e di tante altre cose. Che oggi l'Europa diventi una fortezza chiusa, che diventi un luogo dove la gente, le donne, gli uomini muoiono nei mari del Mediterraneo, questo rende l'Europa povera, la rende insicura e la rende soprattutto un'Europa meno capace di parlare al mondo, perché l'Europa è stata parte del mondo, ma oggi, avendo così paura, chiudendosi tutti i giorni, rischia di stare fuori dal mondo. Se sono venuto qua, un motivo serio c'è. Il fatto che una persona, in questo caso voi, vi mettete nella posizione di superiorità a questa gente, forse non vi rendete conto che può innescare dei meccanismi pericolosi, gli stessi meccanismi che nell'inizio del
del secolo scorso hanno provocato le più grandi devastazioni di questo continente. Chiedo ancora, guardate, cercate e pensate bene prima di fare leggi o delle disposizioni per tenere o rinchiudere o rinnegare l'esistenza di queste persone. Noi stranieri siamo dei lavoratori e contribuiamo nella costruzione di questa società. Riconsiderate le vostre leggi e considerate noi cittadini stranieri come nuovi cittadini che contribuiscono nella crescita di questa economia e che vi potrà salvare e potrà fare ritornare l'Europa ai suoi piedi. Allora, l'unico messaggio che volevo mandare è a questi boss e che devono mettersi in testa che l'Europa deve appartenere al popolo, ma non alle banche. Chiudere di sé, chiudere gli stranieri fuori, non credo che sia risoluzione efficace per la crisi, perché penso con tutta la globalizzazione tutto il mondo diventa un corpo intero. Quindi se una parte di corpo non sta bene, non significa il resto può essere stare bene. Come acupuntura, la medicina cinese, se ti stai male stomaco devi fare puntura su tutto il corpo, quindi invece di amputarlo una gamba e una braccia, penso che guarire con tutto il corpo è più importante. Perché in Italia la situazione degli immigrati che va male e perché agli altri paesi la situazione degli immigrati che va bene? In Italia non ci sono servizi di accoglienza, di economia, queste cose per gli immigrati, dopo che fanno tanti sacrifici. Agli altri paesi invece, paesi europei che va benissimo. Io chiedo all'Unione Europea, gentilmente, dare una mano, un occhio per tutti gli immigrati insieme anche in Italia. Grazie. Mio sogno è che un giorno io torno a casa mia. Per sempre. Che non posso stare qui senza famiglia, senza miei figli, mia moglie. Cioè, oltre che apprendere bisogna anche dare, quindi oltre che a sfruttare come forza lavoro i migranti bisogna anche dargli una possibilità di vivere in questo paese. Quindi magari cerchiamo di cambiare qualcosina che magari non è neanche tanto difficile. In un'Europa più attenta alle differenze e più curiosa di conoscere queste differenze per poterle vedere come delle fonti di ricchezza. Brothers and sisters.